Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di emulazione, copiare gli altri, ragazzi, della famosa mela marcia. Io noto molti ragazzini, soprattutto 14enni, 15enni, che fumano, che bevono, che si ubriacano, che cercano di copiare gli altri. Addirittura un bambino mi ha detto l'altro giorno, un 14enne, quasi 15 anni, mi ha detto: dottore, però io, dice, ho il cervello, so decidere da solo. E che significa? Che chi si droga, chi si fa influenzare dagli altri, non ha il cervello, anzi, per assurdo, è più sensibile degli altri, è più attento degli altri, riflette molto di più rispetto, per assurdo, in senso lato, ha più cervello degli altri, come si dice in gergo popolare. L'ipnosi, cosa ha a che fare l'ipnosi con tutto ciò? L'ipnosi serve per rieducare quel bambino, quella persona, insegnare le tecniche anche da solo, per uscirsene da questo paniere di uova marcia, aggiungo, costituito dalla TV, ragazzi, costituito dall'ipnosi di massa, dalle amicizie, vittime, di altri ragazzini che vedono H24 da quando nascono, film dove si vede la sigaretta, pur pagando l'ammenda, la multa, chi produce il film lo sa, però la paga, la vede come investimento, non come un costo, e anche il bicchiere di whisky accanto, le feste, le discoteche, già dalla TV, nella TV, e tutto ciò che gira attorno alla pubblicità, se rifletti, ti lancia dei messaggi subliminali, ti ipnotizza perché tu un giorno diventi un loro cliente e non cliente di te stesso. Per cui, ragazzi, attenzione ai vostri figli, certamente impedire, usare la violenza, costringere non serve a nulla. Io conosco anche un ragazzino che il cui papà gli fa il tampone appena rientra a casa, lo obbliga a non fumare. Però questo va bene fino a un certo punto, tu devi parlare, predicare, ripetere, ipnotizzare, cioè usare le fondamenta dell'ipnosi. Poi, se utilizzi l'ipnosi vera e professionale, acceleri e migliori dal processo, perché finché non entri o non guidi la persona ad entrare nel suo subconsciente, nella sua navicella, nel suo pilota automatico, hai voglia di dire voglio cambiare, ok? È più forte di te, la vocina, l'immagine torneranno sempre alla ribalta, ti porteranno dove vuole il tuo subconsciente, la tua immaginazione. Hai voglia di dire non voglio avere paura, l'avrai sempre finché non rieduchi, non riprogrammi, come dicono i conformisti, il tuo subconscio, ragazzi, che a me la parola programmazione non mi piace, educazione, come i genitori educano i figli. Perché, ragazzi, il destino non esiste, non esiste. Se tu vai, anche se hai 50 anni, 60 anni, indietro nel tempo, ti accorgi perché sei come sei. Perché qualcuno accanto a te ti ha ipnotizzato senza usare la parola ipnosi, ok? Quindi prova l'ipnosi per tuo figlio, per te, per chi ami, e vedrai cose mai viste nella tua vita e che nessuno ti ha mai raccontato, ok? Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e clicca sulla campanella per le novità e condividi, fai share di questi video, perché magari può essere l'input per la persona che è depressa, che ha ansia, attacchi di panico, che fuma, che si alcolizza, che si droga, chi più ne ha più ne metto, che è la persona timida, chi vuole ma non riesce a sedurre una persona, eccetera, in tutti i campi, ma anche chi lotta con la propria situazione economica, è tutto lì, ragazzi, è tutto scritto nel tuo subconscio, bisogna riscrivere di nuovo quella parte, e se tu non sai, non hai il manuale dell'istruzione, come fai? Questo è il punto. Allora, visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS, il prossimo video, un bacio, un abbraccio, ricordati, tutto dipende da te, che tu creda oppure no, un bacio.